oggi siamo venuti alle Migua, ragazzi miei, per entrare a vedere il museo etnografico per voi. They say the time's supposed to heal ya, but I'm not much healing. Oh, ma sono quasi emozionato. Mi piace questa cosa che andiamo a vedere proprio come vivevano gli anni 40, 50. Sempre questo discorso di un po' del saltone passato. Esatto. Eccoci ragazzi, siamo arrivati. E allora adesso vi facciamo vedere qualche cosina particolare. C'hai già il fiatone tipo di scale, eh? No. Stai invecchiando. E dal primo piano partiamo subito con qualcosa da mangiare, eh? Quando si mangia, presente. Sì, allora ragazzi, qui il formaggio di capra è famosissimo, l'isola della Gomera, e oltretutto pensate che veniva fatto con i latte di capra crudo e si mangiava così. Poi ovviamente cosa facevano? Lo avevano la lecera, la chesera per fare tutto, lo seccavano qua e poi potevano anche lavorarlo per farlo diventare più duro e fare tantissime altre cose, ok? Come la magrotta, per esempio, che è buonissima, l'abbiamo già assaggiato per troppo buono. Poi ragazzi, la magrotta è una cosa molto particolare, ovviamente non potete venire alla Gomera e non assaggiare la magrotta. Poi abbiamo qui il mulino con il quale facevano anche il gofio, il mulino con gavetta. Quindi in questa parte del museo, che non vi facciamo vedere tutta chiaramente perché dovete venirla a vedere da soli, è la loro vita, come vivevano, cosa mangiavano, come pescavano e come lavoravano i prodotti. How are you? It's so typical of me to talk about myself, I'm sorry. Sì ragazzi, Silvo Gomero ha una storia incredibile e qui c'è veramente un po' di tutto, eh. Cosa stai guardando qui? Sto guardando Contino Bravi a tessere tutta questa roba qui e io non riesco neanche a utilizzare ago e filo. Non sei capace neanche di riparare un calzino. La faccio prima di comprarlo, mi sa. Ma comunque allora qui abbiamo tutta la parte dell'industria tessile, come utilizzavano i colori naturali per non fare solo ovviamente tutto di uno stesso colore. Infatti qui ci è spiegato che cosa utilizzavano. Con le tinte ovviamente naturali, assolutamente. Esatto. Abbiamo l'architettura popolare, abbiamo il silbo, come facevano il vino. Ragazzi, le vigne, qui è importantissimo il vino. Il folklore musicale e soprattutto la cosa molto importante, la tradizione. Praticamente qui è simboleggiato dalle madri alle figlie. Perché? Perché comunque ovviamente ognuno di loro sapeva fare qualcosa e lo tramandavano di generazione in generazione. Ovviamente una piccola citazione va anche riguardo al folklore, ragazzi, che è ovviamente la parte di feste e musica e quant'altro con questi strumenti come tamburi e queste similnacchere, ovviamente che fanno parte di questa cultura e delle tradizioni dei Gomeri, che sono veramente qualcosa da venire a scoprire. Bene, abbiamo finito la nostra visita, ma se volete potete, c'è una sala di proiezione dove fanno vedere alcune cose sia in spagnolo che in inglese. Adesso non possiamo entrare perché ci sono già dentro delle persone. E poi se deciderete di comprare qualcosa, ci sono degli artigiani che ognuno di loro fa qualche cosa
dove potete telefonare e andare a comprare tutto quello che desiderate. E quindi io direi che la nostra gita, vi ricordo anzi che il prezzo per entrare a vedere questo museo è 2,50 euro, scontato per i residenti a 2 euro, quindi vale assolutamente la pena venirlo a vedere. Noi diciamo grazie, hasta luego, ciao, grazie, e continuiamo il nostro giro, e ragazzi ci vediamo al prossimo video, ciao. In other words, please be true.